Appena finito il derby tra Lazio e Roma, la Lazio stravince in maniera convincente la stracittadina, dimostrando ecco, un maggior gioco, soprattutto dal punto di vista anche dell'approccio alla partita. Lazio che è andata subito in doppio vantaggio con due ottime azioni orchestrate, ecco, degne magari del proprio dettami tattici di Sarri. La prima molto bella con il fraseggio tra Immobile e Felipe Anderson, che ha aperto il varco centrale dove si è gettato Milinkovic, che poi ha battuto Rui Patricio con un cross al bacio di Felipe Anderson. La seconda rete con una ripartenza al fulmicotone di Ciro Immobile, che ha fatto 60 metri palla al piede con Mancini che non è mai riuscito a contrastarlo, e poi è arrivato al limite della rete di rigore con un passaggio in orizzontale, ha messo Petro che dal limite dell'area, proprio dalla mezzaluna, con un piatto destro non banale, perché è stato veramente un tiro molto preciso e soprattutto non semplice, ha pescato proprio l'angolino alla sinistra della porta difesa da Rui Patricio. Roma ha cercato alla sua maniera di riaprire il match, l'ha fatto con verticalizzazioni, con dei lanci a cambiare il gioco, ha così bypassato un po' i fraseggi centrali e poi è riuscita sul calcio d'angolo a riaprire il match sul 2-1. In quel momento Lazio ha un po' avuto qualche momento di insicurezza, si è un po' abbassata dal punto di vista del baricentro, però non ha mai così rischiato il pareggio. Invece ha portato subito si è portato subito sul 3-1 ad inizio ripresa, dopo un paio di azioni in cui la Lazio ha sfiorato la terza rete, sia con Immobile che con Milinkovic, poi c'è stata la terza rete di Felipe Anderson, con ancora Immobile che di nuovo ha portato pallone sul lancio di Luis Alberto. Mancini anche questa volta non è riuscito a trattenere Immobile, che lo ha dribblato a rientrare, poi intelligentemente invece che calciare a rete quando poteva segnare anche lui, è stato molto generoso, ha visto Felipe Anderson che ha battuto a porta vuota e ha portato a tre le reti della Lazio. Da quel momento in poi la Roma ha cercato di nuovo di reagire, soprattutto, anzi direi soltanto con Zaniolo è riuscita a mettere in difficoltà la Lazio, un rigore generoso, anzi per dire che forse secondo me non c'era, perché Zaniolo cade più da solo che per il contatto di Akpro o di Acerbi. La rete di Veretout riapriva il match, però poi l'uscita di Zaniolo così chiudeva la partita, perché la Lazio andava più vicino alla Lazio a sfiorare la quarta rete che la Roma a realizzare il pareggio. Si vede finalmente il sarrismo a Roma, è piaciuta la Lazio soprattutto per il suo atteggiamento tattico, che non è stato mai snaturato, anche quando il punteggio magari poteva portare ad altri consigli, si poteva introdurre qualche altro giocatore. Invece Sarri ha mantenuto sempre questo 4-3-3, sempre con gli uomini, con Felipe Anderson e Petro, che hanno fatto una grandissima partita, che poi sono diventati veramente devastanti, hanno deciso loro il match. Ecco, la Roma secondo me, a mio avviso, ecco, ha patito proprio questa maggiore organizzazione della Lazio, questa aggressività nei primi minuti. La Lazio ha cercato di fare la partita, mentre nella prima mezz'ora la Roma ha soltanto lanciato in verticale il pallone senza creare mai nulla di buono. Ecco, soltanto quando la Lazio ha finito, ecco, ha un po' risparmiato le energie, perché è chiaro che non si poteva pressare con questo caldo per 90 minuti, allora la Roma si è resa pericolosa, ecco, ma soprattutto spesso con calci d'angolo, calci da fermo, con dei cross o azioni personali. Io direi molto bene la difesa, bene la scelta di Marusic, che ha contrastato molto bene Sharawi, che non si è reso mai pericoloso. Un po' in difficoltà Isai, grande partita di due difensori centrali che non hanno mai permesso mai ad Abraham di tirare in porta, grande partita di Lucas Leiva, che fino a quando non è stato ammonito ha controllato bene Mkhitaryan, non gli ha mai concesso di girarsi e di essere pericoloso tra le linee. In avanti il tridente ha fatto veramente la differenza, con Immobile devastante a campo aperto e Felipe Anderson e Pedro che sono stati veramente dei rebus per i terzini della Roma. Sia Vigna che Karsdorp non li hanno mai presi, soprattutto Vigna è andato veramente in difficoltà subendo credo almeno un paio di tunnel e diverse giocate veramente importanti da parte di Felipe Anderson. La Lazio si rilancia le sue ambizioni, finalmente arriva al sarrismo a Roma, ci è arrivato nelle giornate che noi credevamo fosse più difficile, ma soprattutto nella giornata che solitamente è quella in cui Sarri fa vedere il suo meglio, anche nelle esperienze passate.
passati con il Napoli, Sarri ha avuto un inizio difficile, questa volta invece proprio alla sesta giornata si è aperto il mondo della bellezza qui a Roma ed è arrivato il gioco di Sarri. Lazio impegnata questa giovedì con il Locomotive, poi la trasferta a Bologna, ma con questi presupposti secondo me c'è da stare, non dico sereni, ma si inizia veramente il progetto di Sarri con questa vittoria che può permettere all'allenatore di lavorare serenamente, anche se secondo me di tutti quei rumors che si sono sentiti lui se ne è sempre fregato.